Ciao. Siamo nelle sale del Conservatorio Duni di Matera, lo abbiamo raggiunto tramite la sede storica, l'ingresso monumentale di quello che una volta era il Palazzo di Città, se non vado errato. Avete notato che manca la testa al Sant'Eustachio, manca ancora la testa a quell'Eustachio. Tra l'altro abbiamo visto Pino Gandhi, potevamo fermarlo. Non c'è la soprintendente. Vabbè, comunque, senza divagare tanto, questa voce che sentite in... sottofondo è quella di Saverio Vizziello, eccolo qui, direttore del Conservatorio di Matera, Conservatorio Duni di Matera. La cosa che ho detto appena ci siamo presentati è che questa serie di incontri li stiamo facendo per valorizzare le eccellenze della nostra città. Siamo nelle sale dell'auditorium che gestisce, insomma, che utilizza il Conservatorio, proprio perché con questa nuova direzione, da quanto tempo sei direttore? Un anno e 3 mesi. Si ha la percezione in città che il Conservatorio sia tornato ad essere molto vivo. Sbaglio o non è così? Non hai torto, Donato. Io sono... Vabbè, poi giustamente lo chiedo al direttore che deve rispondere. Vabbè, no, però scherzo. Sono sotto una targa. Questo auditorio mi è stato dedicato a Raffaele Gervasio, che fu il primo direttore del Conservatorio di Matera quando l'istituzione diventò autonoma, perché dipendeva da Bari, il direttore era Nino Rota. Quando diventò autonoma, Raffaele Gervasio fu nominato direttore del Conservatorio. Lui attuò una politica molto producente, molto importante per il Conservatorio, quella di valorizzare i giovani, gli allievi del Conservatorio, ed è quello che sto facendo anch'io. Orchestra di fiati, orchestra sinfonica, orchestra giovanile, big band, tutti organismi composti di allievi, come vedremo fra un po'. E stiamo parlando anche di differenti generi musicali, finalmente. Esattamente, c'è il jazz, che poi semmai ne approfondiamo dopo, questa novità del Conservatorio di Matera. Ora scendiamo giù e vediamo l'orchestra sinfonica che sta provando l'incompiuta di Schubert. Allora scendiamo giù, anche perché vediamo... No, scusa, l'incompiuta, ora stanno provando la Sinfonia del Nuovo Mondo di Dvorak. Parlando di jazz, qua siamo in Piazza Sedile, ho incontrato un po' sia Gigi Esposito che Loredana Paulicelli, che tra l'altro insegna qui il pianoforte, sì. Se non è... No, musica da camera. Musica da camera, vediamo un po'. Mi hanno appena consegnato questo volantino, facciamo una veloce pubblicità, a te piace il jazz, immagino anche. Tantissimo. Sei un fiato, come si dice, un trombonista, quindi alla fine avremo modo di parlare anche della presenza a Matera di Carl Palmer, del batterista della mitica formazione degli Emerson, evento storico. Invece è Gigi che non lo trattiene più, si sta come un bambino finalmente. Gigi Esposito dell'Onyx. Vabbè, comunque adesso parliamo di musica classica, stiamo scendendo le mitiche scale di questo luogo di produzione culturale della città, molto bello. Questo è l'auditorium del Conservatorio. Oh, quanta gente! Quante persone salutano pure, sono allegri. In genere i musicisti di musica classica sono tristi e... Sono ragazzi molto allegri. Guarda, quello bassista col cappello. Quindi questa è l'orchestra del Conservatorio di Matera. Potete lavorare, non state tranquilli. Sì. Cosa si stanno preparando a fare? La Sinfonia del Nuovo Mondo di Dvorak. Ma dovranno esibirsi in qualche... A fine maggio fanno 2 o 3 concerti. Ora impegnare l'orchestra dei fiati e loro la preparano per fare la loro produzione. Loro sono gli stessi ragazzi che hanno fatto ultimamente nel giorno della memoria una... Alcuni sì, hanno fatto l'opera Il coraggio di Mishka, che sarà una produzione del Conservatorio Duni di Matera per la giornata della memoria, un'opera composta da Giuseppe Giganti, con il nostro docente di composizione, in collaborazione con tutti i suoi allievi. È stata un'opera fatta veramente bene, con orchestra, cantanti e coro femminili. Senti Saverio, a parte le iniziative, insomma, dedicate proprio alla musica classica, c'è anche questa, come la chiamiamo, big band? È una big band, big band del Conservatorio, perché noi abbiamo una classe di jazz. Tra l'altro ne approfitto per ricordarvi che abbiamo attivato nuove discipline, la prima volta in Basilicata, il canto jazz, pianoforte jazz, batteria jazz e chitarra jazz, e abbiamo avuto anche l'autorizzazione dal Ministero per il basso elettrico. Ah, molto interessante.
La classe di jazz ha una sua big band che è stata ospite al Festival di Celimontana a Roma nel giugno scorso, ottenendo veramente un meritato, un gran successo. Altro Oscar grande... Del Barba è il docente, che è il direttore della big band. Altro grande motivo di vanto, secondo me, perché poi c'è questa ottica che privilegia, è quella delle nuove tecnologie. Ma ne approfitto per aggiornarti anche sulle nuove discipline attivate a Matti, che si attiveranno nel 2010-2011. C'è anche musica elettronica. Quindi abbiamo avuto anche l'autorizzazione per musica elettronica, però siamo in attesa di acquistare naturalmente la strumentazione che servirà per questo. Gli serve un'aula proprio apposita. Insomma, quindi il conservatorio di Matera... Stiamo allargando le nuove discipline al moderno, siamo usciti un po' dal tradizionale. Finalmente, ed era ora, cioè, anche vedere queste persone che stanno provando. Il maestro come si chiama? Paolo Manetti, è il docente di esercitazioni orchestrali. No, vederli all'opera è veramente molto bello. Cioè, poi, tra l'altro, qui l'auditorium non sarebbe tale se non avesse questa acustica, è davvero straordinario. Certo, una delle migliori acustiche. Cioè, credo che questo sia uno dei luoghi in città che valorizzi effettivamente la musica di ogni genere. Hai nominato Gigi Esposito, lui deve essere contento perché la nuova direzione del conservatorio sta dando la possibilità a tutte le associazioni musicali di Matera di utilizzare l'auditorium al 100%. Sì, infatti in passato c'è sempre stata un po' questa querelle, ne sappiamo qualcosa quando abbiamo... c'è l'Onyx Arteria di Matteo con le opere. Liberiamo immediatamente l'auditorium per loro. Ah, parliamo dell'opera, c'è stata di opera, insomma, purtroppo Matera non ha una tradizione melomane, per così dire, perché probabilmente non abbiamo un teatro, con tutto il rispetto per il Cineteatro Tulli, però un teatro d'opera non l'abbiamo mai avuto. È centrato il problema è proprio quello, la mancanza di uno spazio. Però io pur penso che molti bravissimi cantanti, che si stia superando con la Cava del Sole. La Cava del Sole può diventare, e io preannuncio già un grande progetto estivo. Ci porti l'opera? Penso proprio di sì. Però dobbiamo dire scusa, non ti dico quale. Ti ho presentato sotto la veste del direttore del conservatorio, però Saverio Vizziello è un altro dei tanti animatori culturali della città, organizzatore, direttore artistico del Festival Duni. L'anno scorso proprio presso la Cava presso la Cava del Sole ci sono stati molti eventi e questo signore che avete di fronte li ha organizzati. Forse per questo motivo anche il conservatorio è diventato un po' più dinamico, ci voleva anche animatore. No, sono due cose diverse, però la mia presenza è quella specifica per la produzione artistica. E infatti io sto producendo molta attività, non ti dimenticare dei Carmine a Burana, abbiamo fatto il 30 dicembre, è stato un altro grande successo. Fatto tutti con i ragazzi, tutti con gli allievi del conservatorio. La Cava del Sole è il contenitore che mancava a Matera, può ospitare 4.000 spettatori, ha un palcoscenico enorme ed è la location ideale per poter fare grandi produzioni operistiche. Ottimo. Io ho un'idea che è di portare la Ida. Io sono megalomane, però Donato, io ci riesco sempre. Lo so. Quando dico faccio, però c'è la certezza di Goran Bregovic il 7 luglio, il Cataclò, questo balletto di danza contemporanea, e spero sempre in Gigi Proietti che mi lascia appeso già da 2 anni, ma pare che questo sia l'anno buono. Però fare un'opera nella Cava del Sole è il mio sogno e devo assolutamente realizzarlo. Cava del Sole, Bart Bacharach, non so se tu c'eri, vero? Disse che era uno dei più posti più belli che avesse mai visto al mondo. Approfittiamone. Questo è un merito che dobbiamo dare alla passata amministrazione Buccico. Nonostante io fossi, lui ha sempre detto, sei un bravo agnone, A Buccico. Fai delle cose belle, ma hai un difetto, sei comunista, ha sempre scherzando, però mi ha dato molto, ma molto più degli altri, perché aveva capito l'importanza della cultura dello spettacolo. Comunque, io spero davvero, che si faccia di più. Spero, lo speriamo tutti. Chiunque sia il sindaco. Ringraziamo Saverio Vizziello. Grazie a te. Va bene così?